Grande Centro Supersport per il terzo appuntamento dell'Elfci 2021, autodromo Enzo Dino Ferrari di Imola. La gara del sabato si scatta con la pole position di Federico Caricasuolo, ma sono subito protagonisti Mercandelli e Massimo Roccoli. Un grande duello tra questi due piloti che cercano l'allungo, lo stesso Caricasuolo che si fa vedere nelle prime posizioni, ottimo anche Davide Stirpe con la MV dell'Extreme Racing Service, così come Livio Loi, arriva anche Filippo Fuligni, tanti piloti davvero che si affacciano nelle prime posizioni. Mercandelli va all'attacco di Massimo Roccoli, attacco davvero molto molto deciso, e poi il colpo di scena pesantissimo, cade in variante bassa Massimo Roccoli, non può andare a recuperare la moto che è dall'altra parte della pista. Mercandelli ne approfitta, a un passo gara decisamente superiore rispetto agli avversari, e suon di giri veloci inizia ad allungare. Le battaglie però non mancano, questa è la rimonta di Kevin Zannoni che si trova davvero proprio agio sulla 600 Supersport dopo i trionfi in Moto3 qui ad Imola. È una battaglia infinita quella tra Bussolotti e Stirpe, che regala mille emozioni, mille sorpassi. Bussolotti continua a provarci ma niente da fare, un'altra scivolata in variante bassa, questa volta è Marco Muzio, purtroppo niente da fare anche per lui. Nella battaglia cerca di inserirsi anche Fulini, arriva Zannoni, arriva Valtolini, ma il trionfo finale è per Mercandelli. Stirpe guadagna una meritata seconda posizione, Bussolotti è terzo davanti a Manfredi e Zannoni, che invece chiude quinto. Una prova della 600 Supersport, come sempre all'altezza della propria fama.